e buongiorno ed eccoci qua con una nuova ricetta. Per voi oggi ho preparato una torta salata super light ma super proteica. Vediamo subito come ho fatto. Per preparare la nostra torta salata ci serviranno una pasta sfoglia, io ho utilizzato quella delicata, del salmone affumicato, dei fiocchi di latte, un po' di zucchina, aromi vari, olio, sale, pepe e l'albume per la doratura. Come prima cosa vado a sminuzzare il mio salmone affumicato. Vado poi a versare i miei fiocchi di latte in una ciotola e vado successivamente ad unirci il salmone che ho appena tagliato. Vado a condire il mio composto con un cucchiaio d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. Successivamente vado a dare una mescolata veloce. Prendo ora mezza zucchina e la vado a grattugiare all'interno del mio composto. Successivamente rimescolo un'altra volta. Ci metto anche un po' di menta, un po' di aneto. Vado ora a srotolare la mia pasta sfoglia all'interno di una teglia, tenendo sotto la carta forno già inclusa. Dopodiché prendo il mio composto, lo verso all'interno e livello bene con un cucchiaio. Ripiego i bordi della sfoglia su se stessa, li rifinisco con una forchetta e successivamente li spennello con dell'albume. È ora di infornare la nostra torta salata. La mettiamo in forno, 200 gradi, forno ventilato per circa una ventina di minuti. Prima di servirla la lasciamo raffreddare completamente. E voilà! Ecco qui la nostra torta salata. Per questa ed altre ricette ricordati di iscriverti al mio canale Discovery Erla. Alla prossima, ciao!